Basta o nulla. Quindi mi ripeto, sono andati in onda senza audio per 4 minuti. Benissimo, questo perché volevo iniziare prima. Ricominciamo da capo. Iscrivetevi al canale Telegram, sostiene Pecora per postare commenti e domande. Mi presento, sono Aldo Pecora, sono un giornalista di mestiere, lavoro con le parole, ma mi piace definirmi un divulgatore, ovvero colui che prova a spiegare con parole semplici concetti spesso difficili. Faccio anche il consulente, lezioni, eccetera. Oggi parlerò di un tema serio, per quanto mi riguarda, per il mio futuro professionale che sta già cambiando, un comparto dei giornalisti in continua trasformazione, figure ibride, oggi ci sono anche gli influencer, non si capisce chi è esperto e chi è giornalista, dove finisce l'intrattenimento e dove inizia l'informazione. Sta cambiando un po' il paradigma. Quindi, siccome mi è capitato di confrontarmi in questi ultimi anni, anche quando ho avuto ruoli, diciamo, di coordinamento all'interno di redazioni digitali, su questi temi ho provato un po' anche a disegnare degli scenari e a un certo punto molti mi hanno iniziato a dire: ma perché non inizi a condividere queste tue impressioni, queste tue idee, eccetera? L'ho fatto, ho scritto degli articoli anche proprio sul mestiere, per addetti ai lavori e non, e adesso vorrei iniziare a fare appunto anche dei video. Oggi è il primo, questo è un contenuto che chiaramente la parola potete scriverla nei commenti, la dico spessissimo, ogni volta che la scriverò scrivete chiaramente, che la dirò scrivete chiaramente, così mi sfottete un po'. Il mestiere sta cambiando, cambierà, più ci saranno giornalisti liberi, più ci saranno giornali liberi, più chiaramente migliorerà il nostro modo di vivere, di accedere anche alle informazioni in un mondo libero. Salutiamo un po' di persone, ciao Nino Fazio, ciao Alessio Nisi, ciao Alessandro, Leon Giulio, mamma Angela Teresa Girolamo, Leon Giulio ancora, scusate, sì, stavo leggendo i commenti, Sara, perfetto. Allora, ho preparato uno schemino mentale per parlare della puntata di oggi e ovviamente vi invito, se avete delle domande, se c'è qualcosa che non avete capito, magari anche di giornali che vedete online, di notizie, eccetera, e non capite come sono scritte o spiegate, potete fare la domanda qui e proviamo a ragionarne insieme. Ciao Jonathan Castiello. Dunque, parliamo innanzitutto di quelli che sono diventati a tutti gli effetti i nuovi editori, i più grandi editori del mondo. Mi riferisco a Facebook da una parte e Google dall'altra. Perché li definisco editori? Noi siamo abituati a utilizzare questa piattaforma, quella dalla quale io sto trasmettendo, no? Per vedere cosa combinano i nostri amici in giro, per tenere i contatti. Questo media, Facebook, questo social che è diventato piano piano anche intergenerazionale. Ci sono persone di tutte le età, c'è un pubblico variegato. E dall'altra parte Google, che non è, come dico spesso, non è solo un motore di ricerca, ma è tante altre iniziative. E tra queste, due iniziative in particolare. Una esiste proprio da quando Google ha iniziato a esistere, e sono i banner pubblicitari, no? Quindi Google AdSense è uno strumento attraverso la quale Google compra spazi pubblicitari sui siti internet. Quindi siti internet, quasi la totalità dei siti internet guadagna e mantiene i costi delle strutture più o meno complesse e più o meno giornalistiche attraverso la pubblicità. Pubblicità che è, diciamo, molto in crisi sulla carta stampata, qualcosa ancora in televisione si muove. Su internet è un modo per finanziare appunto tutte le attività. E sempre la stessa Google negli ultimi anni ha iniziato a lanciare un progetto che si chiama Digital News Initiative, DNI, Digital News Initiative. Cosa fa? Finanzia, attraverso questo bando che ogni anno viene riaperto, le iniziative editoriali. Non le finanzia con piccole somme, si parla anche di diverse decine, in alcuni casi centinaia di migliaia di dollari e di euro. Facebook, dall'altra parte, ha un sistema di monetizzazione dei contenuti che si chiama Facebook Instant Articles, attraverso il quale chi porta i contenuti del proprio giornale o sito internet direttamente su Facebook attraverso un codice che si inserisce nel sito
il contenuto viene visualizzato direttamente all'interno di Facebook e Facebook ci mette la pubblicità, che può essere il banner o il video di turno, e te la paga, e te la paga. Lo stesso Facebook ha realizzato un'iniziativa che si chiama Journalism Project, che dovrebbe aiutare gli editori digitali a monetizzare meglio i contenuti e al tempo stesso anche a utilizzare strumenti di marketing per la conversione non solo dei contenuti, ma del loro pubblico. Questa macro introduzione ci porta sul tema poi abbastanza generale, che è quello, il problema appunto che ho accennato, della monetizzazione. Il vero problema di una stampa libera è che, e da un lato è vero, oggi puoi avere accesso alla possibilità di pubblicare in maniera anche molto semplice e quasi pressoché gratuita in alcuni casi, se sei bravo lo puoi fare quasi gratuitamente. Chiaramente se vuoi crescere devi darti anche altri obiettivi di crescita, devi investire tu stesso in pubblicità, e sia Google sia Facebook sono due strumenti che boostano i contenuti anche in base ai soldi che gli editori sganciano ogni mese, con parte appunto dei guadagni che derivano dalla pubblicità. È un po' un circuito chiuso. Io editore pubblico i contenuti, Facebook e Google mi aiutano a monetizzarli e io restituisco attraverso Google AdWords da un lato e Facebook Ads dall'altro i soldi a questi due grandi monopoli per poter apparire di più sulle vostre bacheche e sui motori di ricerca. Questo è un po' il giochino. Ciao Stefano. Il problema appunto della monetizzazione. Esiste solo la pubblicità? Assolutamente no, non esiste solo la pubblicità. Anzi, per fare un giornalismo di qualità dovrebbe essere preferita appunto la qualità del contenuto alla quantità di click che vengono realizzati. Ovviamente un editore guadagnerà molto di più con i banner se i suoi contenuti vengono cliccati, e qui si aprirebbe un discorso molto più grande che non posso fare in questo video, magari ci dedichiamo un video a parte, il cosiddetto clickbaiting. Dall'altro, altri modelli di business e di monetizzazione sono venuti fuori negli anni, io stesso ho avuto modo di sperimentarli, per esempio il branded journalism, quindi la possibilità di avere un magazine, un giornale online, un canale video, eccetera, un podcast che è totalmente sponsorizzato alla radice, dichiaratamente sponsorizzato alla radice da un magazine, da un'azienda, può essere una banca, può essere anche una casa di moda. Dolce & Gabbana per esempio ne fece uno in passato. E quello è un prodotto che nasce, diciamo, su iniziativa, su spinta anche di un brand in particolare che vuole magari allargare il suo posizionamento su temi che gli interessano, ma poi le redazioni quasi sempre sono libere di produrre contenuti e quei contenuti vengono presentati semplicemente con un powered by. Figlio di questo strumento, la famosa H2O, figlio di questo strumento di monetizzazione, di questo modello di revenue, è il branded content. Negli anni si è iniziato a parlare molto di più, per fortuna aggiungo, di contenuti e non di contenitori, perché il problema vero è che oltre alla serietà di chi li produce, la reputazione di chi li produce, il problema sempre vero è stato che i contenitori pagano poco i contenuti, tant'è che si sono sviluppate forme diverse di produzione dei contenuti, molti sono messi in proprio e alcuni di questi sono quelli che oggi chiamiamo gli influencer, no? La Ferragni, che non è una giornalista, però è molto influente nel mondo della moda, produce contenuti attraverso i suoi canali personali che sono diventati anche un'azienda, e in quel caso le aziende cercano continuamente il pubblico della Ferragni e pagano profumatamente per pubblicare inserzioni,
sui canali della Ferragni. Il contenuto, in un modo o nell'altro, piaccia o meno, finalmente sta iniziando a guadagnarsi il posto che gli spetta. Gli spetta nel momento soprattutto nel quale i giornali sono in crisi, le televisioni sono in crisi, le radio sono in crisi, i grandi mostri dell'editoria sono in crisi. Ciao Gualtiero Ventura, ciao Marco Bicocchi Pichi. Nino, la tua domanda o considerazione la leggo tra poco. Chiudo un attimo il ragionamento sui modelli di revenue. Quindi c'è stata la possibilità per i giornali di monetizzare anche diversamente i loro contenuti e non con il gettone che il lettore pagava per andare in edicola e comprare il giornale. Oggi gli stessi giornali che esistono da più di un secolo hanno due canali di monetizzazione principale, forse tre. Gli eventi, per esempio il Fatto Quotidiano fa eventi, ma li fa anche il Sole 24 Ore, il Corriere, eccetera. La formazione, i corsi. Fateci caso, parlo per esempio del Sole 24 Ore, adesso ha una business school attraverso la quale vende corsi e formazione sui temi del business, del marketing, eccetera. E ci sono poi i servizi in generale, anche in alcuni casi le partnership con gli e-commerce. Il Fatto Quotidiano mi pare che ha fatto anche qualcosa del genere. Queste sono le forme, diciamo, diverse di monetizzazione. E tutti ormai hanno una sezione premium sulla parte digitale dei loro siti, quindi sulla edizione digitale c'è una parte di contenuti premium ai quali si accede con abbonamenti che vanno dai 2 euro ai 5 euro mensili. È il cosiddetto paywall, quindi è questo muro che ti esce e ti dice: per continuare a leggere sostienici e abbonati. Quindi questi sono i modelli attuali di revenue. Il problema, da un lato ci sono gli editori, dall'altro ci sono i giornalisti. E questo è un tema che sicuramente mi appassiona, mi è veramente caro, anche perché chi ha avuto ruoli di coordinamento in testate digitali, solo chi li ha avuti sa cosa vuol dire riconoscere il lavoro che viene fatto attraverso un prezzo equo per la scrittura di quel contenuto. Se ci ragioniamo, oggi per esempio anche soltanto con la pubblicità, con i banner eccetera, un pezzo, bene bene che vada, un contenuto ti può generare, se ti va benissimo, 55 o 60 euro di pubblicità. Come fai a darne 50 al giornalista? Come paghi la struttura? Come paghi i redattori che devono comunque pubblicare quel pezzo, rititolarlo, scegliere un'immagine, fare le condivisioni? È un mestiere molto complesso e questo è un tema che mi sta veramente a cuore. Ho fatto un giro, se volete dare un'occhiata. Ciao Lara Martino, grande collega Lara. Ho fatto un giro su un sito che si chiama, è un progetto, si chiama Who Pays Writers, quindi chi paga chi scrive sostanzialmente, gli scrittori, gli autori, perché moltissimi giornali, parlo dell'editoria giornalistica, hanno gran parte dei loro contenuti, più del 60% ormai viene prodotto non dai giornalisti assunti con contratti protetti da sindacati eccetera, ma da freelance che lavorano in remoto. Oggi siamo diventati tutti di moda con lo smart working, ma c'è gente che lavora così da più di 10 anni. Ebbene, il Washington Post arriva a pagare anche $500 per un pezzo, un freelance, e il Wall Street Journal 300-350, BuzzFeed, che conoscete tutti, ha una squadra anche di giornalisti che fanno solo le inchieste, perché BuzzFeed non sono solo i gattini, e pagano anche $200 a pezzo, eccetera. Mediamente negli Stati Uniti un produttore di contenuti, che sia autore, copywriter, giornalista, eccetera, una categoria macro, riesce a guadagnare, un bravo produttore di contenuti, anche $100,000 all'anno. In Italia più o meno 10,000, quindi c'è un problema anche numerico. Perché vi dico queste cose, amici? Perché tutto quello che voi vedete online, tutto quello che i vostri amici vedono e leggono, oggi si parla di fake news, ma non vi spiegano
E quindi ti invito a condividere questo video, che rimarrà anche in differita, non resterà solo in diretta, perché si spiega un po' come funziona la macchina. Quindi è chiaro che peggiora la qualità da un lato dell'informazione, l'informazione diventa molto superficiale, si insegue il click e quindi la velocità, perché devi produrre più contenuti eccetera, ma anche perché quei contenuti vengono pagati pochissimo. Si parla di 5, 6, 7 euro a pezzo ormai con i dati attuali, altro che i $400 del Washington Post che è stato rilevato dal papà di Amazon, da Jeff Bezos, qualche anno fa. È veramente un mondo in crisi, è un mondo che sta cambiando, è un mondo dove oggi anche, per esempio, avete, chi l'ha visto, chi ha seguito insomma i fatti anche giornalistici, parliamo dei grandi, no? Dei big, dei grandi gruppi editoriali, ma Repubblica adesso è diventata una cosa sola, con La Stampa, e quindi gli Agnelli si sono presi, diciamo, le quote dei De Benedetti, il più grande gruppo editoriale italiano, ed è nelle mani di una società che si chiama Exor, che ha investimenti in qualsiasi cosa, la Ferrari, la Juventus, eccetera. Quando questi grossi gruppi industriali riescono a controllare il più grande gruppo editoriale italiano, secondo voi l'informazione sarà sicuramente di qualità? Non ne dubito. Ma sarà veramente libera? Questa è una domanda che mi faccio da battitore libero, perché per mia fortuna non sono schiavo di nessuno, arriverò alla fine su questo ragionamento, ma avercela la fortuna, diciamo, essendo giornalista, di farti fare un contratto, di essere assunto da un grande gruppo editoriale. Oggi questa cosa non esiste. Però le domande ce le dobbiamo fare. Quindi, da un lato hai il grande editore che ti assicura la qualità, il grande editore che però, guarda caso, ha accesso anche ad n altre iniziative che sono sicuramente poco trasparenti. Parlo delle riunioni dei gruppi economici, eccetera. Gli Agnelli sono gli stessi che hanno realizzato diverse iniziative a scatola chiusa, cioè a numero chiuso, non si poteva entrare, anche quando si sono occupati di startup. È venuto Jeff Bezos in Italia, sono venuti altri, quindi lì però era a numero chiuso, c'entravi solo se stavi in lista. E questa è una politica che viene fatta spesso. È difficile fare le riunioni di redazione in streaming, far vedere ai lettori come viene fatto un giornale, cosa si decide di una notizia, eccetera. Io da 22 minuti che parlo, la puntata durerà qualcosa in più oggi, perché appunto il tema è molto ampio. Vi volevo fare vedere, saltiamo la sigla che è inutile, ma giusto per dare un'idea di quello che il giornalismo è sempre stato, e poi arrivo nell'ultima parte e parliamo della trasparenza e dell'etica anche deontologica, vi volevo fare vedere una scena di un grande film di Dino Risi, si chiama Una vita difficile, e che non conosce tempo. Può essere tranquillamente, così com'è, adattata ai giorni nostri. Eppure sono passati più di 60 anni. Ho un appuntamento col commendatore. Si accomodi, il commendatore l'aspetta. Eccolo. Molto piacere riconoscerla. E molte grazie per aver accettato il mio invito. Buongiorno. Prego, si accomodi. Il mio avvocato. Potremo parlare liberamente. Felice di conoscerla. Me la immaginavo più anziano. Ho qui un articolo firmato da lei che termina con queste parole. Mi dia Zurigo. Zurigo, per favore. Un Cinzano Magnozzi? Nel prossimo articolo faremo i nomi di alcuni industriali che, in vista delle elezioni politiche, hanno spedito clandestinamente all'estero decine e decine di miliardi. Io vorrei sapere se in questa lista c'è anche il mio nome. Commendatore, se lei mi ha chiamato qui, sa perfettamente che ci sarà anche il suo nome. Lei crede di avere prove sufficienti per fare questa pubblica e assurda denuncia? Beh, io non sono un bambino, e se ho deciso di coinvolgere nello scandalo lei e persone molto, ma molto più in alto di lei, vuol dire che sono sicuro di quello che faccio, commendatore. Magnozzi, lei non mi fa paura, lo sa? Lo so che lei è di quelli che non hanno paura. Ecco, bravo. Io l'ho fatta venire qui solo per evitarmi delle noie. Io non amo gli scandali, non mi piace vedere il mio nome sui giornali, quindi desidero che questo articolo non venga pubblicato. Possiamo quindi metterci d'accordo. Che cosa intende per metterci d'accordo? Io ho la presunzione di capire subito con chi ho a che fare. Lei non è una persona gretta, lei è un intellettuale, un borghese come me. Dunque troveremo un accordo, no? Quanto le danno per questi articoli? 5.000 lire, commendatore. No,
Noi non ci potremo mai mettere d'accordo, anche se lei me ne offre 50.000. Io non le offro 50.000 lire. Io le offro 5 milioni. Quanto le danno al mese? Di che? Di stipendio al giornale, intendo. 30.000. E come può vivere con 30.000 lire? Male, commendatore. Io le offro 300.000 lire. Lei come giornalista non può rifiutare, perché io, oltre alle mie industrie, sono proprietario di giornali, riviste, produco dei films. E lei, che è uno scrittore non ancora affermato, solo con me può avere un avvenire brillante e sicuro. È sposato? Non legalmente, convivo. Ha figli? No, per fortuna. Sì, uno in viaggio. Complimenti! Ah, sa che cosa faccio allora? Io le offro 2 ettari di terreno fabbricabile intestati a suo figlio. Oggi il terreno non vale niente, ma tra 10 anni sarà una fortuna e suo figlio sarà ricco. Eh? Magnozzi! E avete visto un gigantesco anche Alberto Sordi in una versione inedita. Non ha fatto solo film per farci ridere, anche per farci riflettere. Ecco, il ruolo di questo giornalista precario che viene in maniera abbastanza palese anche comprato, tentativo di comprarlo, no? Di corromperlo. Il video l'ho preso da YouTube, avete visto, è apparsa anche una scritta con un carattere molto simpatico, profetica. Ecco, e quello, il mondo, quello non è cambiato. Sono cambiate le forme e gli strumenti attraverso i quali noi accediamo ai contenuti. E quindi si ritorna un po' all'inizio: oggi il grande contenitore di massa è diventato Facebook, sono diventati i social, e il giornalista è diventato una figura ibrida. Io nel mio piccolo sono un po' un esempio di questo nuovo tipo anche di fare informazione. E il problema è riuscire veramente a tenere la schiena dritta. Quindi da un lato probabilmente ci saranno bravissimi giornalisti che però dovranno produrre tantissimi contenuti per poter avere uno stipendio decente a fine mese, e quindi la qualità magari non sarà ottima. Peggio ancora, ci saranno giornalisti sempre più prezzolati, dove la forma sarà patinata, quel tipo di informazione sarà bellissima, loro saranno degli eroi moderni, delle rockstar, eccetera, ma la vera, poi, l'informazione non sarà mai veramente libera. E poi c'è appunto questo modello finale di nuovi creator che stanno emergendo, dove però quasi sempre ci sono dietro aziende, sponsor, eccetera. È difficile immaginare che chi produce contenuti, metto anche me per primo in questa lista, diciamo, di produttori di contenuti, è difficile pensare che quando viene nel mio caso la banca XOY a dirmi facciamo questa cosa insieme, è difficile che ciò avvenga, ma se ciò dovesse avvenire, chi sarà veramente libero? Questa è una domanda che faccio. E quindi la morale della favola, per trarre anche le conclusioni di questa puntata, avevo preso tantissimi appunti, sicuramente ci starà un'altra puntata, ci sta tutta. E la morale della favola è: per quanto mi riguarda, la mia idea è che per avere informazioni di qualità bisognerà mettere al centro il lettore, che è anche telescoltatore e anche follower, eccetera. E i lettori dovranno in qualche modo contribuire economicamente all'informazione di qualità, alla produzione di informazione di qualità. Dovrà esserci sempre meno pubblicità aggressiva dei banner, e dovrebbero capire le aziende, gli sponsor e gli inserzionisti, che conviene a loro se i contenuti che sponsorizzano resteranno sempre comunque liberi. Ve lo dico perché per esperienza personale. Ve lo dico per esperienza personale, perché si era spenta la camera. Speriamo che adesso ritorni tutto ok. Ci siamo?
Pardon. Non c'è diretta che non ci sia un problema. Fino a quando si fanno le cose da casa sarà così. Sono sicuro di essere nuovamente in diretta in questo momento. Quindi vi dico anche per esperienza personale che è difficile far capire questo concetto agli inserzionisti. Quando ho iniziato a fare branded content, era difficile spiegare che non si stavano comprando l'articolo, ma che compravano lo spazio del loro logo dell'azienda sotto il titolo. Era un contenuto che era un contenuto di qualità, un contenuto di approfondimento, di spiegazione, eccetera, e che loro presidiavano con il posizionamento questo contenuto, che avrebbero scalato nei mesi e negli anni anche la cosiddetta SERP di Google, e quei contenuti sarebbero comunque rimasti online e sulle vette dei motori di ricerca. Però puntualmente c'era l'ufficio marketing di qua, quello di là, che chiedeva ai miei collaboratori di poter limare, inserire, eccetera. Ecco, un domani racconterò forse qualche chicca dall'interno, pertanto non ho mai avuto peli sulla lingua. Questa puntata deve per forza concludersi qui, perché è da 31 minuti, poi considerato che i primi 4 però se ne sono andati con me che parlavo da solo, abbiamo tanto, tanto da discutere. È necessario iniziare a fare un ragionamento, perché se vogliamo un'informazione di qualità, chi la vuole deve far finta di abbonarsi a Netflix o a Spotify, eccetera. Un modello del genere sarà un modello di giornalismo libero, sicuramente libero, dove chi comanda saranno soltanto i lettori, e probabilmente anche bello da vedere, perché un problema anche oggi è che spesso o è troppo patinata l'informazione, oppure è veramente brutta. Siamo nell'epoca dello skip, saltiamo avanti quando qualcosa non ci piace. Sarà molto difficile produrre contenuti di qualità, ma il modello dovrebbe essere quello dei podcast e dello streaming, a mio avviso. Magari mi sbaglio, ma sicuramente avremo modo di fare insieme un'altra puntata. Io vi ringrazio. Volevo dire un'ultima cosa molto importante. Non, Reaction Moment lo faccio solo passare, giusto se volete lasciare qualche cuoricino, ma questa era una puntata tecnica, quindi ci sta. Spero che vogliate condividerlo, il video, anche perché rimarrà in differita se i contenuti sono interessanti. Rispondo a Nino Fazio, che aveva chiesto, dice: ma quando mi propongono di promuovere un mio post o la mia pagina? Anche questa è una pubblicità, e li vogliono monetizzare semplicemente la vanità di chi sta su Facebook. Ognuno di noi, stando in un posto social, vuole poi aumentare la sua notorietà, e quindi c'è la gara a chi ha più follower, più like, eccetera. Quando ci propongono di mettere la pubblicità su una nostra pagina, un nostro post, lo fanno perché loro ci guadagnano, e in cambio arriva un po' la carità, ci fanno uscire nei feed dei nostri amici o dei collegamenti dei nostri amici. Cosa molto importante, un annuncio, perché l'etica alla quale dedicherò una puntata a sé a questo punto, l'etica del giornalista, la trasparenza è molto importante, è molto importante come facciamo il nostro lavoro. Abbiamo delle responsabilità, ciascuno di noi ha delle responsabilità, e non è vero che sui social si esprimono solo opinione personale, allora questo vuol dire che sui social puoi dire quello che vuoi, perché non sei la stessa persona che poi va a fare una mega conferenza o a produrre un video, eccetera. Abbiamo un ruolo. Io in passato, con l'associazione Ammazzateci Tutti, che chi mi conosce sa che ho fondato quando ero giovane, avevamo sposato un manifesto di no hate speech. È questo il loghetto del cuoricino, no hate, di impegnarsi sempre, anche quando proprio te le tirano, ti provocano in tutti i modi, a rispondere sempre con il bene e mai anche con toni esacerbati. Io lo sposo ancora di più oggi, in questa fase, questo manifesto, che nel frattempo è diventato un movimento, il no
Hate Speech Movement, e mi candiderò anche, vedrò, adesso sto iniziando a vedere come si stanno organizzando in Italia, eccetera, perché il vero problema è che oggi non riusciamo più a distinguere dove finisce il giornalista e inizia il politico, dove finisce il politico e inizia il giornalista, dove finisce l'influencer, il esperto e dove inizia il politico, eccetera. Bisogna avere trasparenza, bisogna chiaramente dire: io su questa cosa non sto parlando da esperto, ma sto parlando perché ho un pregiudizio, ho una mia idea, eccetera. E soprattutto bisogna farlo in maniera sportiva e senza mai offendere nessuno gratuitamente. Questo è il mio impegno, l'impegno di Aldo Pecora. Il logo lo troverete in molti dei contenuti che produrrò, e invito se lo vorrete, anche, diciamo, parlo ai miei colleghi, diamoci un codice, perché abbiamo delle responsabilità. Siamo noi giornalisti, siamo noi produttori di contenuti, abbiamo delle responsabilità. C'è un abito che dobbiamo indossare ogni volta che scriviamo qualcosa o diciamo qualcosa. Io vi ringrazio, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, scrivete un commento, se non l'avete ancora fatto attivate la campanellina delle notifiche. Solo per oggi è tutto, appuntamento a domani alle 17:30. Ciao.